Cari amici, benvenuti alla sesta puntata del Libro della Settimana. Questa settimana vi propongo un libro stratosferico, veramente, edito da Delphi, Il codice dell'anima di James Hillman. Ecco, Hillman, che era uno psicoterapeuta americano, ci propone una teoria interessante, la teoria della ghianda. Ecco, come nella ghianda c'è già tutto l'albero e il suo destino, nello stesso modo dentro di noi c'è già scritto il nostro percorso e al momento dell'incarnazione però ce ne dimentichiamo. E qui entra in gioco un compagno di viaggio che i greci chiamavano Daimon, i latini chiamavano il Genius, potremmo dire che è l'angelo custode dei cristiani senza problemi. E questo compagno di viaggio ha il compito di ricordarci il perché siamo venuti qui, il nostro destino. E quindi fin da bambini, questo libro poi porta innumerevoli esempi di personaggi famosi, ci sono delle caratteristiche innate che poi fanno sì che nel corso della propria esistenza si rivelino come fondamentali per il proprio percorso. E chiaramente il fil rouge di queste caratteristiche diventa chiaro solamente una volta che si guarda indietro, perché chiaramente da bambini forse è anche difficile comprendere il perché di certi comportamenti. Comunque taglio corto e vado a leggervi un paio di passi anche di questo libro. Il simile cura il simile. Una teoria sulla vita deve fondarsi sulla bellezza, se vuole spiegare la bellezza che la vita cerca. I romantici avevano colto questa verità fondamentale. I gesti concitati, con i quali si protendevano verso glorie nebulose, miravano a riportare in questo mondo forme dell'invisibile, che si sapevano indispensabili per immaginare che cosa è una vita. Uno degli ultimi romantici, il poeta americano Wallace Stevens, sa rendere trasparenti questi pensieri nebulosi. Prima di noi vennero le nuvole. C'era un cuore di fango prima del respiro. C'era un mito prima dell'inizio del mito. Venerabile, articolato e perfetto. Il racconto platonico sull'anima, che sceglie il proprio destino ed è scortata fin dalla nascita da un daimon, è appunto un tale mito, venerabile e articolato e perfetto. E c'è da prima che dessimo inizio a quell'altro mito, che chiamiamo la nostra biografia. Ma torniamo a noi e ricapitoliamo quel che, giunti a questo punto, possiamo rischiarci a dedurre dalla teoria della ghianda. Ciascuna vita è formata dalla propria immagine, unica e irripetibile. Un'immagine che è l'essenza di quella vita e che la chiama a un destino. In quanto forza del fato, l'immagine ci fa da nostro genio personale, da compagno e da guida, memoria della nostra vocazione. Il daimon svolge la sua funzione di promemoria in molti modi, ci motiva, ci protegge, inventa e insiste con ostinata fedeltà. Si oppone alla ragionevolezza facile, ai compromessi e spesso obbliga il suo padrone alla devianza e alla bizzarria, specialmente quando si sente trascurato o contrastato. Offre conforto e può attirarci nel suo guscio, ma non sopporta l'innocenza. Può far ammalare il corpo. Incapace di adattarsi al tempo, nel flusso della vita trova errori, salti e nodi, ed è lì che preferisce stare. Possiede affinità con il mito, giacché lui stesso è un essere del mito e pensa in forma mitica. Il daimon è dotato di prescienza, non dei particolari, forse, il suicidio di Rommel e di Pollock, il titolo di First Lady per Eleanor, il premio Nobel di Canetti, perché non ha il potere di manipolare gli eventi per conformarli all'immagine e adempiere alla vocazione. La sua prescienza dunque non è perfetta, ma limitata. Riguarda piuttosto il senso generale della vita, in cui si incarna. Inoltre, il daimon è immortale, nel senso che non ci lascia mai e non può essere liquidato dalle spiegazioni di noi mortali. C'entra molto con i sentimenti di unicità, di grandezza e con l'inquietudine del cuore.
con la sua impazienza, la sua insoddisfazione, i suoi struggimenti. Ha bisogno della sua parte di bellezza, vuole essere visto, ricevere testimonianza, riconoscimento, soprattutto dal suo padrone. È lento ad ancorarsi, è svelto a volare, poiché non può dimenticare la sua propria vocazione divina, si sente insieme esule sulla terra e partecipe dell'armonia del cosmo. Le immagini e le metafore sono la sua lingua madre, innata, la stessa che costituisce la base poetica della mente e rende possibile la comunicazione con tutti gli uomini e tutte le cose. Un altro piccolo passaggio molto carino sull'innamoramento. L'innamoramento è un evento raro e fortuito che colpisce una profondità incredibile. Quando accade, accade esclusivamente per la singolarità dell'oggetto, quella persona, non un'altra. Non gli attributi e le virtù, non la voce o i fianchi o il conto in banca, non proiezioni residue di precedenti fiamme o modelli familiari trasmessi da una generazione all'altra, semplicemente l'unicità di questa persona che l'occhio del cuore ha veduto tra tante. Se manca quel senso di scelta finale, il romanticismo non scatta, perché questo tipo di amore non è un rapporto personale o un'epistasi igienica, ma più probabilmente un'eredità demonica, insieme dono e maledizione degli antenati invisibili. James Hillman, Il codice dell'anima.